la posta pneumatica era stata pensata per velocizzare l'invio di telegrammi e di lettere. A Roma, Milano e Napoli vennero costruite reti sotterranee di tubature, dentro le quali viaggiavano contenitori cilindrici capaci di contenere fino a 80 corrispondenze ciascuno. I cilindri venivano aspirati a grandissima velocità dagli enormi motori di posta pneumatica collocati nei più importanti uffici postali delle città. Il primo impianto, quello di Milano, cominciò a funzionare nel 1913. Poi venne la guerra e subito dopo un mezzo di comunicazione ancora più veloce, il telefono. Un piano di rilancio della posta pneumatica nel secondo dopoguerra portò Milano e Roma ad avere rispettivamente circa 42 e 65 chilometri di condutture. Ma il diffondersi del telefono e i servizi postali sempre più veloci resero sempre meno frequente il ricorso alla posta pneumatica. Condutture e impianti furono progressivamente sottoutilizzati fino alla chiusura del servizio nel 1981.